Io credo che, come in ogni vino, è un matrimonio, territorio, annata e uomini. Questo Nero d'Avola, il nostro Sagana, viene prodotto a Butera. Siamo nel centro della Sicilia, un terreno calcareo, bianco, totalmente bianco, a 400 metri sul livello del mare, con una combinazione magica in cui c'è questo terroir tutto bianco che, con un'esposizione solare unica. Un vento che arriva dal mare, siamo a circa 10 km dal mare, un habitat favorevole per il Nero d'Avola. L'annata 2012 è equilibratissima, con una maturazione veramente molto lenta, una grande escursione termica tra il giorno e la notte. Tutto questo credo che ha reso unico questa annata è questo vino. È un vino su cui noi lavoriamo da tanti anni, è frutto di 14 anni di lavoro. Come dicevo prima, ogni anno è sempre questa gara a cercare di migliorarlo, di potenziarlo. E in più abbiamo cercato di ricostruire un po' tutta la tradizione siciliana. La botte grande, che ha smussato gli angoli del Nero d'Avola, sta un anno in botte grande. Questo equilibrio, trovare questo punto di equilibrio tra botte e vino, è stato frutto di tanti anni di lavoro. Credo che sia questo un po' la chiave di successo di questo vino.